In un mondo dominato dal materialismo del fare, dalla cultura dell'attività, dovremmo ribadire che la vera rivoluzione è imparare a non fare, imparare innanzitutto la passività attiva di accorgerci di ciò che sta attorno a noi, imparando a cogliere la densità della realtà che ci circonda. Il filosofo Byung-Chul Han ci insegna tutto questo in maniera mirabile nelle pagine dei suoi scritti, dove per esempio afferma l'impressione che il tempo trascorra molto più rapidamente di prima ha la sua origine nel fatto che oggi non si è capaci di soffermarsi, di indugiare. E conclude uno dei suoi scritti affermando: se si toglie alla vita ogni elemento contemplativo, essa finisce col soffrire di una iperattività letale. L'uomo soffoca nel proprio stesso fare. È necessaria dunque una rivitalizzazione della vita contemplativa per aprire spazi di respiro.